Benvenuti a tutti a questo nuovo momento di condivisione della parola di Dio della domenica. Nel Vangelo, la quindicesima domenica del tempo ordinario, Gesù invita i discepoli a portare con sé per la propria missione, alla quale lui li ha chiamati, soltanto ciò che è necessario. Loro guardano quello che è il bagaglio della propria vita, ciò che custodiranno dentro di sé, e cercano di non appesantirlo troppo con il peso dell'ambizione o dell'ansia, ma di portare con sé soprattutto la fede. Anche noi, come loro, lungo la strada della vocazione, la nostra vocazione, portiamo un bagaglio della vita, ciò che custodiamo in noi. E in questo bagaglio il Signore non ci dice che sia sbagliato portare le ambizioni, dei sogni, dei progetti. È giusto che il sacerdote, o tu che sei genitore, o coniuge, o nel lavoro tu abbia dei sogni, delle ambizioni. Ma ciò che il Signore ti invita a stare attento è che tutto questo non diventi il centro della tua vita, perché se lo diventa, allora anche il tuo cammino sarà più pesante. Se invece non lo è, allora sarà un cammino più facile. Io ricordo ad esempio i sacerdoti che hanno scelto di impegnarsi a portare con sé soprattutto l'entusiasmo e la fede, e questo li ha aiutati tanto. E anch'io cerco ogni giorno di ricordarmi, specialmente quando il mio bagaglio sembra più pesante, di guardare in esso, ed è un guardare in me stesso, per ricordarmi qual è la mia missione, che è quella di non servire me stesso, ma soprattutto la Chiesa. Nel bagaglio della vita ci può essere inoltre anche il rischio che esso sia appesantito dai pensieri negativi riguardo a ciò che abbiamo subito, riguardo a ciò che ci è stato fatto. Puoi pensare a ciò che, infatti, a ciò che ti dà fastidio, il carattere dell'altro, puoi pensare perché quella persona si comporta con me nei miei confronti in questo modo, perché io chiedo aiuto e non mi viene dato, perché devo essere sempre io a fare e l'altra persona non deve mai fare nulla. Ci sono questi e tanti altri pensieri negativi che possono appesantire il bagaglio. E il Signore, anche in questo caso, ricorda, non dice che essere delusi nei confronti di una persona sia sbagliato, non c'è nulla di strano nell'esserlo. Ma lui ti chiede di tendere comunque la mano verso tutti. Ma se lo fai e l'altro rifiuta di stringerti la mano, se tu dici io nei confronti di quella persona tengo la porta aperta ma lei non entra, allora in questo caso il Signore ti dice che puoi essere sereno, perché nell'animo è la consapevolezza di non esserti lasciato trascinare, di aver fatto ciò che era necessario secondo la tua coscienza. Sia lodato Gesù Cristo.